Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati come di consuetudine nel nostro TG sportivo, definiamolo così, insomma nel nostro spazio dedicato allo sport veneto, allo sport dilettantistico di casa nostra. E allora, puntata questa di presentazione e di riepilogo. Perché? Perché riepiloghiamo un pochino come stanno andando le cose nei vari campionati di calcio dilettantistici, dalla Serie D alla promozione, ma anche di presentazione, perché parliamo del prossimo turno di campionato di questa domenica 6 novembre, che si preannuncia ricca di spunti interessanti, e ritroviamo con grande piacere il nostro opinionista, nonché insomma esperto con tutte le sue curiosità del caso, che ci accompagna quando facciamo questo tipo di analisi, Alberto Zamprogno, giornalista della Tribune di Veneto Gol. Buonasera Alberto. Ciao Alex, grazie per l'invito, un saluto ai telespettatori. Allora Alberto, tante cose da dire, perché sono tante insomma le partite di cui parlare. Facciamo un piccolo riepilogo. Allora, prossimo turno di campionato, iniziamo dalla Serie D che vede l'Unione Clodiense Chioggia Sottomarina capolista a più 3 sulla Luparense. Dicevamo, prossimo turno di campionato, Adriese Montecchio Maggiore, il Campo d'Arsego va a giocare contro il Levico Terme, il Cartigliano in casa ospita proprio la capolista, la Clodiense, Dolomiti Bellunesi Legnago Salus, Este Caldiero, Mestre Charlins Musane, e poi Tor Viscosa contro Montebelluna, Villafranca Veronese Portogruaro e trasferta non facile per la Luparense in casa della Virtus Bolzano. Questo è un po' il menù che propone il calendario di Serie D. Alberto, quali sono le partite, anzi facciamo un piccolo commento su ognuna, ma quali sono quelle che meritano diciamo un po' più di attenzione? Allora, partirei dal Cartigliano, che penso voglia iniziare novembre, così come ha chiuso ottobre, perché il bilancio dello scorso mese per i ragazzi di Mister Ferronato è stato di 10 punti su 15 disponibili. Però, come detto, l'avversario è l'Unione Clodiense capolista, che addirittura non perde da 7 mesi e che ha perso soltanto 2 volte negli ultimi 14 mesi. Inoltre va detto che nell'Unione Clodiense è squalificato però Aliu, che mercoledì ha realizzato una doppietta in Coppa Italia. Un'ultima curiosità su questa partita: il Cartigliano, a dispetto della classifica, ha segnato un gol in più rispetto all'Unione Clodiense, che però vanta la miglior difesa del girone. Poi per quanto riguarda l'altra squadra vicentina, cioè il Montecchio Maggiore, anche qui è una squadra che ha chiuso bene il mese di ottobre, con 5 su 5 partite ne ha vinte 3. Anche qui però trasferta difficile, perché l'Adriese è sì reduce dalla prima sconfitta, però non perdeva da moltissimo tempo. Inoltre in casa non perde da gennaio. Una notizia delle ultime ore: Mauro Vecchiato, ex allenatore dell'Union Pro, è il nuovo vice allenatore del Montecchio, quindi coadiuverà mister Vittadello. Poi molto interessante Virtus Bolzano Luparense, sfida tra i due migliori attacchi del girone. La Luparense reduce da 3 vittorie, tutte contro squadre neopromosse, e a 3 punti dalla vetta, e affronta una quarta neopromossa di fila. Però la Virtus Bolzano è molto in forma in questo avvio di campionato e in casa è fortissima sul sintetico. Villafranca Portogruaro è una sfida tra due neopromosse che ci ricorda il triangolare di eccellenza della scorsa stagione. Tor Viscosa Montebelluna è un confronto tra le ultime due della classifica, entrambe in crisi di risultati, anche se il Montebelluna mercoledì ha vinto in Coppa. Dolomiti Legnago e Mestre Charlins le accomuno, perché abbiamo le due squadre in casa, cioè Dolomiti e Mestre, che dopo un inizio da incubo si stanno riprendendo. Le due squadre in trasferta, cioè Legnago e Charlins, stanno deludendo le aspettative della vigilia. Este Caldiero è uno scontro playoff, anche se l'Este arriva da 2 sconfitte, mentre il Caldiero è in striscia positiva, e appunto infine Campo d'Arsego Levico completa il quadro. Tutto molto chiaro, insomma, partite da seguire, spunti non ne mancano, e insomma la classifica dopo questo turno di campionato magari comincerà a avere una fisionomia, un assetto diverso, più definito. Noi adesso però scendiamo in eccellenza, perché abbiamo ancora un po' tutti quanti negli occhi il 2-2, il derby tra Bassano e Euro Cassola, che ha caratterizzato, ha monopolizzato un po' le attenzioni
attenzioni per quello che riguarda la scorsa domenica. Adesso, domenica 6 novembre, il Bassano va a giocare in trasferta a Pozzonovo, l'Union Eurocassola invece gioca in casa contro il Castelnuovo. Poi altre partite interessanti di cui Alberto preparati a parlarci, sicuramente insomma lo Schio, il derby contro il Virtus Cornedo, e poi insomma ci sono partite che possono anche in questo caso dare un po' una scossa, riprendere un pochino il discorso interrotto da qualche squadra con continuità di risultati. Pensiamo ad esempio al Camisano che gioca in casa contro il Pescantina, ma anche l'Academy che va ad affrontare la Belfiorese. Insomma, che turno di campionato sarà in eccellenza? Allora, partendo anzi da una premessa, che la capolista ambrosiana riposa e il Bassano cerca il quarto risultato utile consecutivo. Sappiamo che i giallorossi sono in ripresa, sono entrati in zona playoff, anche se nella prima metà della classifica il Bassano fa parte di quella minoranza di squadre che deve ancora riposare. Questo è un piccolo handicap. Attenzione comunque al Pozzonovo, l'avversario del Bassano, perché è una squadra che cercherà sicuramente di salvarsi, ma è in ripresa nelle ultime settimane, soprattutto reduce da un direi anche clamoroso 5-0 ai danni della Belfiorese. L'Unione Eurocassola arriva da tre pareggi consecutivi, non vince da 5 turni, però ha avuto un calendario molto impegnativo. Qui affronta il Castelnuovo del Garda, che addirittura non vince dalla prima giornata, ma non è ovviamente da sottovalutare. C'è appunto il derby Virtus Cornedo Schio. Sappiamo che la Virtus Cornedo domenica scorsa ha abbandonato l'ultimo posto in classifica. Lo Schio cerca continuità perché è abbastanza altalenante nei risultati. Uno degli ex è il tecnico Zenorini, che adesso guida la Virtus Cornedo. Il Camisano, che è quarto in classifica, cioè in zona playoff, ospita il fanalino di coda Pescantina. E poi mi soffermo su appunto la Rocca Altavilla, che è una squadra che non vince da 5 turni, che affronta l'Albignasico, che è in caduta libera con 4 sconfitte di fila. Allora Alberto, questo è il quadro per quello che riguarda il girone A di eccellenza. Abbiamo tempo per qualche pillola sulla promozione. Quali sono un attimo le partite di cartello, magari delle squadre diciamo del nostro comprensorio? Allora, nel girone B si affrontano le prime 4 in classifica, cioè abbiamo Sarcedo Trissino e Caldogno Longara. In questo girone segnalo che l'Amarofficense, che è in leggero calo, un punto nelle ultime 3 gare, cerca rilancio contro il Marola, che è fanalino di coda. Mentre nel girone D, per partire dall'unica vicetina, cioè il Rosà, dobbiamo citare Marghera-Rosà, che è una partita tra 2 squadre abbonate ai pareggi, mentre la capolista San Giorgio in Bosco, che è già più 4 sulle dirette inseguitrici, ospita la Vigontina San Paolo. D'altro canto la Fontanevese San Giorgio, ultime classifiche senza vittorie, ha uno scontro diretto perché fa visita al Vedelago, che è terzultimo in classifica. E quindi insomma la squadra del presidente Odone Zorzo cercherà magari di infrangere questo tabù delle 0 vittorie finora in campionato, in questo scontro diretto, tutt'altro che scontato, tutt'altro che facile. Alberto, siamo in chiusura, però ne approfittiamo per, come sempre noi, oltre che magari l'analisi, il commento, qualche curiosità, ci sono anche le informazioni di servizio. E allora sono tanti i nostri appassionati, tanti addetti ai lavori che magari ci chiedono di chiarire ancora una volta il discorso, il meccanismo playoff e playout con i punti di distacco, perché insomma lo sappiamo che da quest'anno sono tornati i playoff dopo insomma tutto quello che è successo, causa insomma pandemia e quant'altro. E allora Alberto, in 2 minuti riepiloghiamo un attimino le regole per quello che riguarda la disputa dei playoff e dei playout dall'eccellenza in giù, con la famosa regola dei punti di distacco, dei punti di vantaggio tra le varie squadre coinvolte. Ecco, hai fatto bene a citarla, perché di fatto è l'unica vera novità, nel senso che la struttura dei playoff e playout è la stessa
di quella delle precedenti edizioni. Sappiamo che in eccellenza retrocedono direttamente le ultime tre in classifica, mentre vanno ai play-out le quattro squadre che stanno sopra a queste tre retrocesse. Quindi soliti abbinamenti con andata e ritorno, l'andata sul campo della squadra peggio classificata e poi in caso di pareggio nei due confronti la spunta chi ha la miglior classifica. E nei play-off stesso discorso, dalla seconda alla quinta classificata, magari di sola andata sul campo della meglio classificata. In eccellenza non si disputa il play-off o il play-out se tra due squadre c'è un distacco pari o superiore a 8 punti. Per quanto riguarda promozione e prima categoria, la struttura di play-off e play-out è la stessa, cioè play-off dalla seconda alla quinta classifica, play-out coinvolgono le quattro squadre che stanno sopra le due che retrocedono direttamente. Qui però la regola dei punti di distacco è di 6 punti, cioè non si gioca il play-off o il play-out in promozione in prima categoria se c'è un distacco pari o superiore a 6 punti tra due squadre. In seconda categoria il discorso dei play-off è identico a quello di promozione in prima categoria, cambia ovviamente il discorso invece in chiave salvezza. Sappiamo che retrocede soltanto una squadra dalla seconda alla terza categoria e vanno ai play-out soltanto due squadre, cioè la terzultima e la penultima. Anche qui in seconda categoria non si gioca il play-out e neanche il play-off nel caso ci fossero più di 6 punti o 6 punti tra due squadre. Tutto molto chiaro, insomma abbiamo dato anche questa ulteriore spiegazione che insomma, sebbene sia ancora presto perché c'è tutto un girone di ritorno, c'è da completare l'andata e c'è tutto un girone di ritorno da giocare, però intanto insomma abbiamo fatto ulteriore chiarezza. Io ringrazio Alberto Zamprogno per essere stato in nostra compagnia questa sera, grazie Alberto. Grazie Alex, un saluto ai telespettatori. Ringrazio la regia di Alessandro Costacurta, l'appuntamento con voi oramai lo sapete, dal lunedì al sabato, poco prima delle 20, sempre con Sport in Casa su Rete Veneta. Buona serata.